sono Ghigio e oggi si riprende con la Nuzlocke Challenge in Pokémon Platino. Ok, l'ultima volta abbiamo battuto... come si chiama? Gardenia, sì, Gardenia. E abbiamo catturato anche uno Snorunt che ho deciso, sarete voi a scegliere il nome. Però, scusate per il lag, l'ho acceso da poco il motore. Quindi questo è stato il Pokémon di Evopoli, il legame indissolubile tra tempo e spazio e l'origine del nostro mondo, bla bla bla. Bla. Ah, arriva la campionessa così a caso. Va bene. MN01, sì, ma dove Camilla, evidentemente. Taglio, ok. Con 5.117 Pokémon, wow. Ok, ho fatto tutto questo stata per il condivido di esperienza, sì. Il corso che scegli ti condurrà alla gloria. Allora, indubbiamente questa mi sa che è la cosa giusta. Tutti chef. Perché poi ci trovi Miss Magius e Floatzer. Ci mettiamo. Zubat fa il caso nostro. Anche se effettivamente è tipo terra, quindi non so quanto possa fare a casa nostro. Ok, Miss Magius ha ruggito e questo mi rassicura. E poi uso pistola acqua su di me, ovviamente. Porca miseria, quanto toglie quel tizio. Floatzer dovrebbe andare giù con questa. Sì, anzi, sicuramente va giù con questa. Perfetto. E adesso c'è un privazione su Miss Magius. Ehi, Snorunt a 16. Stuntler. Oh sì, qualcosa. No, perché hai fallito? Aio. Ragazzi, qua si fa seriamente brutta la situazione. Dovrebbe bastare in teoria, spererei. Sì, è bastato. Diciassette. Ok, tenere a mente, la tecnica è fare fuori i simpaticissimi uno alla volta. Così perlomeno dopo ne non solo uno da fare fuori. Brutto colpo di tornado, ci sta, ci sta. Marowak, un'evoluzione. Riproviamo con schianto, non so perché fallisce quasi sempre quella mossa. Ok, invece stavolta non mi ha fatto niente. È molto efficace. Aia. Decisamente usiamo il Red Dragon in questo caso. E lo mandiamo KO, perfetto. La strada giusta era l'altra, non ci credo. Ci sono due Pokémon di là, col cavolo che ho salto. Perché al 20? Il problema è che io sono psico in questo caso. Oh, vorrei cercare di prendere tempo perché scaffio nel tipo buio. Quindi metto in campo lui, ricarico un po' di vita a Dragowski, Special X. Aia.
piace, ma ci serve vita piena. Ma ho una domanda, se lo facessi fuori con lui è impossibile? L'individuo si protegge, è vero. Però magari non può attaccarmi. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, coccio blu, l'inutilità. Revitalizzante, questo è più inutile del coccio blu. Grazie, ma sapete che vi dico? Vado a ricaricare i miei Pokémon e dopodiché battiamo il capitano. Vediamo cos'è il livello. Tangela. Ah, giusto giusto, perché Tangela farei così. Usa crescita che gli aumenta attacco speciale e difesa speciale? Solo attacco speciale. Andiamo di ruota a fuoco. Non ci credo, non fa mai! Io insolente, ma muori male! Ok, livello 21. Snubbull? Sei normale, in teoria sono in vantaggio io. Maledizione a prepotenza. Sei anche bello tosto. Botto in testa, aia. Porca miseria! No! Ma perché? Non ha senso questa come? エネルギーを放つ。貴様もろとも応戦方向。だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズ。マジ殴り。 Così tanta forza d'attacco. Ma muori! Non ci credo. Ma sì, la leggenda dei Pokémon antichi mi hai ucciso, Sumia. Marto è veramente da idiota. Pensare che altri 14 livelli si sarebbe evoluto. Dio Sumia. Ok, visto che è random ciò che può capitarmi, potrebbe andarmi bene. Per una volta. Uno Sharpedo. Sharpedo. Non è male. E poi acqua. Mi sa che mi mancava un po' con l'acqua. Proviamo adesso con una paura. Uno, due, no! Proviamo. Uno, due. Perché non puoi fare più di due? Proviamo a vedere se con poco ce la facciamo, dai. Uno, due, tre. E voilà, Sharpedo preso. Ok, speriamo bene, perché ci sono tanti Pokémon forti.
E fammi prendere. Potrebbero esserci tanti Pokémon forti. Fammi prendere questo. Vediamo lo Sharpedo. Che è quello più indietro. Devo stare attento a scoppio questo tizio. Per non portare che potrebbe avere esploso. No, rivincita! Non dirmi che ho fatto. Ok. Ok, paralizzato. Voglio ricaricarmi a tutti i costi la vita. Facciamo tornando, speriamo tentenni. Oh, poi si manda paralizzato. Tentenna, perfetto. E facciamo un'ultima ira di drago per finirlo. Potrebbe attivarsi scoppio, ma non lo temo, ho abbastanza punti ferita. Sceptile? E a 18, ok, ma è sempre Sceptile. Con assorbimento. Oddio, che brutte cose. E siamo al 27. PG8. Proviamo con Giardenti di Sharpedo. E al 20 l'infarmo, devo stare attento. Come faccio a essere più veloce un po' come tipo volante? Va bene che Sharpedo è velocissimo, però. Raffica. Fa malissimo. Attacco rapido. Carta vetro. E Sharpedo per il momento direi che può bastare. Prima che tu mi faccia morire di infarto. Mentre lo salvavo, sono andato a prendere il cavo delle cuffie. E un Bauli. Fermatevi. Devo dare il nome a Sharpedo. Ce l'ho. Non chiedetemi il perché. Ma a me Sharpedo ricorda lui. Ok? Non chiedetemi perché, ma beh, Sharpedo ricorda lui. Forse per la X che ha su... Non lo so. Perché ho fatto ira di drago? Era completamente senza senso, come non so. E vorrei sottolineare il fatto che è ancora vivo. Robopass. Questo tizio cos'è? Chi se ne ricorda cos'è Probopass? Proviamo a fare tornado? Terra e elettro? No, acciaio. Decisamente. Ai. Ma tu no, ira di drago. Che fa 40 di fish. Azione. Poi lo trovi con boom, bagnete e azione. Ok, livello 18. Stridio è molto utile. Gli fa calare la difesa a picco. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, se non sbaglio, Camilla doveva darvi Togepi. E infatti è un Togepi. E io che speravo nella randomizzazione. Ti chiamerò Sodo, come l'uovo. Mi dispiace Togepi, ma... o Sodo, come ti vuoi chiamare. Ma non mi sei d'aiuto, sei all'uno. Dovrei ricominciare tutto da capo da te. Con te.
Perfetto, vediamo il nostro prossimo Pokémon. Sì, ci può stare. Preferivo un'evoluzione. Proviamo a lanciare una Pokéball. Prendiamo B. 1, 2, 3. Non ci credo! Niente, perché niente? Scusa, che ti ho fatto di male? Ok, B è giusta volta, potenziamo la tecnica. E funziona potenziare la tecnica. Ok. Tirogue o Tirogue? Tirogue? Tirouge? Tirouge? Oh mio Dio! Capito, no? Perché c'è dentro Rogue nella parola. Niente. Ok, qui c'è una grotta. In realtà mi chiederebbe Flash. Ma io voglio solo catturare un po'. Si chiama Grotta Labirinto. Mi rifiuto, sinceramente. Posso? Anzi, giù e B. Uno, due, tre. Preso! Ehi, giù e B funziona meglio di B. Dottor Octopus! Quello di Mega Man. Sì, scusate, di Spider-Man. Allora, se non sbaglio male, qui c'è un'altra grotta, no? So che c'è. Oh, sapevo che c'era. È sempre considerata grotta labirinto, merda c'è. Meglio solo. Meglio solo che mal accompagnato. Ehi, salve, lei è al 20 però. Andiamo Kakashi, you can do it! Perché mai dovresti tenere rafforzatore di Gliscor? Perché giustamente io adesso quando farò gelo denti non lo accetterò, ma rimarrà con uno. Giusto? In realtà più uno. Senti, non ho tempo da perdere, ok? Efficace, non tipo lui. Però anche. No, giusto! Colpa mia. Ok, Gliscor è andato. Vedi. Taglio Furia, eccola qua. In realtà non mi piace mai tanto Taglio Furia. Però piuttosto che Turbo Sabbia, effettivamente. Sabbio Tombo? Chissà se è sufficienza per asciuttarlo. No, ma la velocità diminuisce, questo è l'importante. Tiro di drago, no! No, 36! No! No! Potevo arrivarci che aveva il tiro di drago, eh? Potevo arrivarci. Ma sono stupido. Snorant, saresti potuto diventare un bellissimo Frostless, ma per colpa mia. Anzi, Gabai, tira di drago, io l'avrei mai sospettato. Addio! Prendiamo Tentacle a questo punto. Cioè, scusi, Dottor Octopus, che l'ho quasi sciocco. E per fortuna che ha fallito il combo.
Perché Zapdos? Perché Zapdos? Che ho fatto di male? Perché tu non onda? Oh, puta! Individuo. Andiamo ancora di ira di drago. E no, continuo a usare individuo. Ok, la terza volta ce l'ho fatta. Prima di fermarmi per oggi, vorrei catturare un Pokémon qui. Ragazzi, c'è Celebi! C'è Celebi! Non entrerà mai, Celebi! Perché? Devi uscire tu, proprio tu! Lo taglio furia! Non fare brutto colpo? Perché non fai mai quello che ti dico? Ok, perfetto. Vediamo cosa ci capita. Non deve essere un Pokémon che ho già catturato. Una linea evolutiva che ho già, in teoria. Ehi, Seal! È un Pokémon tipo ghiaccio e acqua. Ok, vorrei provare a usare gelo denti. Non dovresti morire in teoria perché è poco efficace. Perfetto. Perfetto, posso usare solo quello, ma il mio obiettivo non è quello, è quello di catturarlo in teoria. Proviamo. Giubi. E c'è stato, è incredibile. Ok, dati di Seal. Non ho dato il soprannome a Seal. Ok ragazzi, ma dopo questo fail sono veramente stanco. E prendiamo la roccia anima perché mi ricordavo che era fosse qui. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio di della Nuzlocke di Pokémon Platinum. Non riesco neanche più a parlare. Bella ragazzi. Vediamo quanto si è diventato forte. Mi sembrava che ci fosse una lotta con lui. Allora, davvero? Davvero?